Campionati mondiali di judo a Tokyo, settima e penultima giornata in terra nipponica nel segno della Repubblica Ceca che a sorpresa s'accaparra un meritato oro. Uomini sopra i 100 kg, qui vince il ceco Krpalek che sconfigge in finale il favorito nipponico Arasawa Argento. Per il 28enne trattasi del secondo titolo iridato, il primo nella nuova categoria, forte anche dell'assenza di Teddy Riner. Il campione olimpico è da subito in ottima forma e sin dalle semifinali, la sua contro il coreano Kim, sconfitto per Ippon, e quella tra Arasawa e del campione del mondo 2018 Tushishvili, si intuisce che il felice epilogo per lui è possibile. In finale nulla può uno degli idoli di casa, che pure cercava di assicurarsi il titolo dei pesi massimi che manca al Giappone dal 2003, a vincere Krpalek, che si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 forte sia del titolo olimpico che di quello di campione del mondo. Consegna le medaglie uno dei vicepresidenti della Federazione Internazionale, Davio. Terza piazza per il coreano Min Jong Kim e l'olandese Meyer. I feel very well. It's an amazing day for me. Mi sento molto bene, è una giornata fantastica per me. Ho preso l'oro mondiale in due categorie, sotto i 100 kg nel 2014 e quest'anno tra i pesi massimi. È un grande giorno per me. Tra le donne sopra i 78 kg su tutta la nipponica Sone, la quale sconfigge in finale la cubana Ortiz al Golden Score. Primo titolo iridato senior in carriera per lei. Il Giappone si porta così a quota 4 medaglie d'oro, garantendosi il primo posto nel medagliere con una giornata d'anticipo. A consegnare le medaglie all'ambasciatore della federazione, Antonio Castro. Ho una grande amicizia con Uta Abe e lavoriamo duramente negli allenamenti. Riuscire a vincere insieme la medaglia d'oro in questa competizione è qualcosa di molto speciale. Terzo gradino del podio per la turca Sait e l'altra giapponese Asashina, quest'ultima dopo il successo conseguito ai danni della brasiliana Alteman. Quarta medaglia tra gli uomini anche per i Paesi Bassi, con Meyer che riesce a rievocare pur parzialmente le gesta del connazionale Anton Gesink dopo l'oro conquistato da Van Tende. Per chiudere, la mossa del giorno viene dalla brasiliana Beatriz Souza per effetto di una spettacolare Arai Goshi contro la statunitense Nina Cochrane Kelly.